Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dedicato alle pillole di. Oggi ci occuperemo di Freinet, che è stato un grandissimo educatore, maestro e facente parte della corrente dell'attivismo pedagogico, che con il suo concetto di educazione popolare, quindi un'educazione attiva, cooperativa e sociale, ha apportato grandi e significativi cambiamenti allo stile educativo del tempo. Freinet paragona la mente del bambino all'acqua, come l'acqua se cade per terra si disperde e ha bisogno proprio per non disperdersi, di essere incanalata in dei canali, anche la mente del bambino deve essere in qualche modo guidata e questa guida deve essere fornita dall'insegnante, che deve essere in grado appunto di incanalare e non disperdere le energie creative del bambino stesso. In pratica il compito degli insegnanti deve essere quello di indirizzare alla meta il bambino, evitando che si possa disperdere lungo il percorso. Il punto di partenza per fare questo è quello di soddisfare il bisogno dei bambini, di esprimersi attraverso attività spontanee, mentre il punto di arrivo deve essere quello di organizzare delle attività sociali, appunto organizzate, in modo tale che il bambino possa comunque soddisfare i propri bisogni, ma possa anche non disperdere le proprie energie creative. Alla base dell'apprendimento per Freinet c'è proprio la centralità della dimensione sociale. Che cosa vuol dire questo? Che ogni bambino è incentivato a raccontare la propria esperienza, il proprio vissuto, le proprie radici e quindi la propria cultura. E attraverso questo scambio continuo che avviene in classe si possono creare appunto attività spontanee ma anche attività organizzate di gruppo. E infine, rispettando le radici di tutti, è quello di creare delle attività di cooperazione, superando quindi le barriere dell'individualismo, ma anche quelle dell'isolamento. E come può avvenire questo? Secondo Freinet, attraverso tanti laboratori pratici, dove i bambini possono mettersi in gioco e sperimentare anche manualmente diverse cose, come appunto l'artigianato o il commercio, e anche mettendo in comunicazione varie scuole tra di loro, attraverso quella che è proprio la sua invenzione, cioè il giornale scolastico. Come funzionava questo giornale? I bambini venivano invitati dal docente, dall'insegnante, a scrivere liberamente di ciò che volevano. Quindi, la prima cosa è che non c'era un'imposizione da parte del docente di quelli che dovevano essere gli argomenti, ma ognuno poteva essere libero di scegliere di scrivere di ciò che voleva. La valutazione poi non avveniva da parte dell'insegnante, ma era una votazione democratica da parte di tutta la classe. E tutti questi articoli di giornale venivano poi uniti per formare proprio il giornale scolastico. In questo clima di lavoro di gruppo, l'insegnante non sarà più visto come l'insegnante autoritario che si mette dietro ad una cattedra e impone le sue lezioni frontali, ma diventerà più un cooperatore e quindi un supporto per quanto riguarda le attività degli alunni, ma anche un motivatore, cioè colui che riesce a evocare questo spirito creativo e riesce a facilitarne l'uscita. Il tutto ponendo il focus dell'attenzione appunto sull'energia creativa dei ragazzi che, rispettando i propri interessi e la propria volontà di scrivere di ciò che vogliono, potranno fornire un lavoro autoprodotto, ma di cui sono anche felici e consapevoli. Bene, con queste pillole su Freinet il mio video di oggi è finito. Se volete però approfondire l'argomento potete farlo cliccando sul link qui sopra e quindi sul video che ho già dedicato all'autore in maniera più approfondita e ve lo lascerò anche in descrizione. Al momento vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.